Oggi Economia. Buonasera e benvenuti a Oggi Economia. Parleremo in questa trasmissione dell'Assemblea Annuale di Banca Italia, in studio Masha Magaric, uno degli avvenimenti fondamentali dell'agenda economica annuale del nostro paese. Il nostro focus dedicato alle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. Liberiamo l'Italia dal fardello del debito, ha detto il governatore. Prudenza fiscale, crescita economica nell'agenda, le ricette appunto per la crescita. E do subito il benvenuto ai nostri ospiti, l'economista Fabio Fortuna e il giornalista economico Marco Gobetti. Buonasera e benvenuti a entrambi. Buonasera. Buonasera, grazie. Professor Fortuna, subito a caldo, una frase forte quella del governatore d'Italia sul nostro debito, una metafora che funziona, un commento veloce appunto sull'intervento del neo governatore Panetta. Beh, non è una scoperta di oggi, ma purtroppo il problema del debito, che ha raggiunto, secondo i dati di Banca d'Italia, i 2.895 miliardi, con 23 miliardi di incremento su un mese precedente, lo conosciamo da tempo. Un problema annoso che si sta trascinando e per il quale non si riesce a trovare una soluzione ottimale, perché non è semplice trovarla. Quindi niente di nuovo, dobbiamo cercare invece, attraverso gli strumenti classici e tutti gli strumenti possibili, pian piano di diminuirlo, ma non ci si riesce. Anche la congiuntura negli ultimi anni non è stata favorevole, e quindi vedremo cosa succederà. Certamente rimane il problema principale, insieme alla produttività, che purtroppo langue, e anche i dati di oggi sul fatturato dell'industria e dei servizi ci dice che nel mese di marzo il fatturato purtroppo è diminuito in modo notevole, però controbilanciato da una notizia di ieri proveniente dal Centro Studi Confindustria, in base alla quale si prevede che ad aprile il fatturato crescerà e anche nel mese di maggio dovremmo avere dei risultati favorevoli. Quindi c'è segnale di ottimismo in questo senso, però la produttività è il problema italiano-europeo. E uno dei capitoli importanti, professor Fortuna, è la crescita, no? Da un lato questo debito, però l'Italia non è condannata al declino, dice il governatore della Banca d'Italia, perché per l'appunto il nostro paese tra il 2010 e il 2019 cresceva meno di tutti in Europa. Ora però la tendenza è diversa. Beh, noi abbiamo avuto una reazione formidabile, forse alimentata, come dice molta gente, dal super bonus, però ce l'abbiamo avuta. Nel 2021-2022 il PIL è cresciuto di oltre 12 punti percentuali, nel 2023 la crescita è stata più limitata, il 2024 è cominciato bene. Proprio oggi alle 10 Istat ha comunicato i dati definitivi che riguardano la crescita del PIL nel primo trimestre, e ci ha detto, confermando quello provvisorio, che cresce dello 0,3, ma il dato più importante è la crescita acquisita del PIL, che è data oggi al più 0,6. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se nel primo trimestre noi facciamo più 0,6, in un solo trimestre abbiamo quasi eguagliato lo 0,7, 0,8, 0,9. Insomma, arriveremo all'1%. E quindi io penso che con altri tre trimestri noi andremo ben oltre le previsioni nazionali e internazionali. Esatto. Guardiamo. E su questa nota, diciamo, ottimistica. Oggi Economia.